Ciao bellezze, oggi vi mostro le mie scorte dei tonici, quindi questo è il mobile che ho in bagno, vedete? Solo che i tonici sono appunto in questo mobiletto, qua c'è tutto il mio casino, ma questo è il reparto tonici. Ne ho un altro cassettino dove tengo le lozioni, quello non ve lo faccio vedere perché è in un'altra stanza, mi trova scomodo, però questo è il reparto tonici. E ci vediamo dopo che vi mostro tutto. Ciao ragazze, ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi vi mostro la mia scorta dei tonici, quindi siamo bene o male nelle stesse giornate, quindi quando mi vedete con un trucco uguale a questo significa che nel frattempo è passato un po' di tempo, ho cambiato maglietta, rossetto, insomma, sapete, sono in ferie, devo pur impegnare il mio tempo. Tra l'altro una giornata dove sono sola perché Andrea è andato a Levanto per 2 giorni, quindi sono solo soletta e quindi vi registro raffica e video che ovviamente non vedrete tutti, con tutti i vicini. Allora, tonici viso, forse vi ho fatto vedere anche l'intro dove li tengo tutti nell'armadietto, ma vi voglio mostrare subito il contenuto. Allora, partiamo subito dai tonici coreani. Proprio veri tonici coreani, perché ne posseggo anche questi. Il primo è questa mist alla rosa damascena, la Rossella del canale Logico Bio lo chiama tonico petaloso perché infatti contiene dei petali all'interno. Questo è stato l'ultimo regalo del mio ragazzo, lui mi conosce, quindi. Poi ho di Benton Fermentation Essence, questa invece è una essence, vi ho messo qua insieme anche le essence perché sennò non saprei dove mostrarvi. Poi ho 2 gatti che dormono, non so se potete vedere, 1, 2 e 3, oggi ci sono tutti. Poi ho di Aromatica, sempre tonico coreano, anti-aging e idratante. Questi prodotti che vi sto mostrando li potete acquistare su VK Beauty oppure Beauty Routine. Poi, e sono tutti prodotti bio. Sempre di Benton ho Snail Bee Height Content Skin. Questo non so se è una essence o un tonico. Questo mi sa che è una essence. Comunque, eccolo qua. E l'ultimo, il Cacao Mold and Milled Toner di Benton. Questo è l'acido ialuronico e il cacao. Ok. Tutti made in Corea. Poi, di tonici un po' più consistenti, ne ho questo bellissimo che lo sto conservando per l'autunno-inverno, perché la mia pelle in autunno-inverno ha bisogno proprio di coccoli rispetto all'estate. Sto parlando di Green Mist Tonic di Faber. Questo credo che sia il tonico più costoso che io possiedo, è certificato IAB, non so se voi lo conoscete, è un tonico con i controcazzi proprio, ha tantissimi estratti, è un tonico che ha un prezzo altissimo, ma veramente altissimo, stiamo parlando di 70 euro. Questo tonico l'ho trovato in una box che è di Elisa, guardate che meraviglia, anche questo all'interno ha qualcosina, qualche deposito. Me l'ha messo dentro la box Elisa, non so se era quella di Natale. Lei, conoscendomi, sapeva che io bramavo questa mist da un po' e quindi me l'ha messa dentro. Ovviamente io la box l'ho pagata, però i prodotti che ho trovato lì all'interno superavano gran lunga il valore della box che ho pagato, perché veramente mi sono trovata dei prodotti fantastici. Poi 2 tonici un po' più costosetti, facciamo 3, sono questi di Purofi Alpha Tonic Anti Pollution, che conoscete tutti. Anche questi ho intenzione di usarli nelle stagioni più freddi per coccolare la mia pelle. E poi ovviamente ho anche la Revitalizing Face Mist Toner di Amba 2. Anche questo ha un prezzo altino, questo costa sui 45 euro, questo non mi ricordo se 22-25. La boccetta è questa, molto molto lussuosa, molto bella, anche questo è biologico. Poi
L'ultima entrata è Intensive Multi Active Mist di Etere, che non dovrebbe essere solo un tonico, ma anche questa è una mix che contiene peptidi, contiene l'acqua di tiglio, contiene un sacco di cose, quindi appunto è niente. Poi invece di tonici, anzi no, siamo sempre sulla scia di tonici più costosi. Ho questa di Resi Bio, tonico senza idratante, che vi ho già mostrato nell'ultimo haul da menta e rosmarino, questo qua, che è il cartoncino che puzza. Poi sempre sui 20 euro lozione tonica per il viso di Cosmesi Siciliana, questa qua. Poi scendiamo di prezzo, ho il tonico bio alta idratazione di Fraise Du Monde, questo è il certificato bio, idro riserva. Questo contiene acido ialuronico, acqua biologica di Stello d'Orzo, questo l'ho trovato da Tigotam. Poi tonico alla rosa di Dr. Organic, questo è il mio top in assoluto, infatti io tutti i prodotti alla rosa, tutti i prodotti che già conosco li utilizzo solo al bisogno, questo è proprio un tonico favoloso e so che piace tanto anche a voi perché ve l'ho consigliato, l'avete comprato, mi avete detto che siete trovate bene. Poi questo devo ancora provare, tonico idratante per la bellezza, la rosa damascena di Anthos, questa era un'edizione speciale coreana, credo, perché qua c'è scritto tutto in cose strane. Comunque anche di questo ne ho sentito parlare tantissimo, infatti sto aspettando a utilizzarlo. Poi sempre di Dr. Organic ho il Tea Tree Purifying Toner, questo me l'ha regalato Elisa, grazie tesoro. Poi di Mashara ho il tonico viso con olio d'oliva e fico d'India, anche questo è un marchio abbastanza costosetto, diciamo, calcolate chi c'è che spende 2 euro per un tonico, io mi ritrovo anche i tonici da 70 euro, per farvi capire quanto io amo il mondo della skincare e quanto amo me. Poi il mio portafoglio non è molto contento. Poi ho l'idrolato di ananas di Guapa Cosmetics, sono molto curiosa di provarlo. Poi ho ananas diledriadi, avena e calendola, acqua dermoprotettiva leggera, questa sarà la prossima che aprirò perché io li mescolo anche con le maschere. Di Cart ho acqua alle rose, ho utilizzato quella a fior d'aliso e ho amato, sì, Kate. Poi di Now Bay ho il tonico gentile con raspberry, altea, calendola e arancia. Questo è stato uno degli ultimi che io ho acquistato. Poi ho di Freshly il Purifying Facial Toner con il lime detossinante. Poi il mio amato tonico riconferma, me ne è rimasto uno, adesso lo voglio utilizzare. Tonico rivitalizzante, delicato e lenitivo di Verde Sativa, questo è il mio top del top, cioè questo tonico è realmente a pari il tonico di Dr. Organic alla rosa. Se dovessi partire su un'isola deserta sono due tonici che porterei. Poi di Non Bio l'unico intruso, ho lozione attivatrice di Yves Rocher che ho intenzione di utilizzare prima di fare le maschere in tessuto perché aiuta di più a veicolare i principi attivi della maschera. E poi l'ultima mist che ho è questa detossinante di Now Bay che potete trovare da Tigotà, mi raccomando compratelo da Tigotà perché su Ecoverde costa un botto. E poi ho un'altra di Joé, l'acqua idratante, una specie di mist antiossidante ricompattante, ne sto finendo una e ne ho appunto un'altra perché mi piace da impazzire, compratela quando è in offerta bipacco perché conviene. E niente ragazzi, questi sono stati tutti i miei tonici, mist, pozioni magiche. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao bellezze.